Io ho da darvi una notizia. Molto bella. Ho saputo da poco che sono risultata negativa al Covid, al tampone. Non me l'aspettavo, soprattutto in tempi così brevi. E sono corsa subito qua. Perché come vi ho dato la notizia che stavo male, voglio dirvi anche che mi sono negativizzata. È stata dura, non è facile tuttora, perché il coronavirus provoca dei danni. È vero che viene preso in maniera diversa, ognuno è un soggetto a sé. Ma io ringrazio per come è andata e ringrazio per tutte le notti che non ho mai dormito, neanche per 5 minuti. Ringrazio per tutte le sofferenze patite, per tutte quelle che verranno. Perché io oggi posso dire che Dio è grande, Dio esiste, Dio è amore e bontà, misericordia. Di fedeltà. Non mi ha mai lasciato sola, mai per una sola notte. Ricevere indegnamente l'Eucaristia tutti i giorni è stato il dono più grande. E mi dicevo tutte le volte che lo appoggiavo sul seno, qui su questo letto. Senza dormire, guardando fuori, con una vista che mi è partita per il coronavirus, perché anche quello succede, lo sapete, io non vedo più bene da quando ho contratto il coronavirus. La vista si è offuscata e appannata, quindi ero proprio tutta abbandonata a Gesù, non potevo leggere, io che amo la lettura, la televisione nemmeno. La mettevo un po' per compagnia, quindi solo risentivo Radio Maria e insomma la messa, la Santa Messa, le catechesi mi hanno aiutato molto. Lì c'è la finestra di fronte al mio letto, dove vedevo farsi buio e luce, e dove il tempo non passava mai. Dove per poter vedere i miei figli dovevo fare la videochiamata. Solo Dio conosce quello che ho patito. Ma non voglio, non sono qui per fare la vittima, ma per darvi la buona novella, la buona notizia è che Dio ha vinto ancora una volta, sì, ha vinto. Ha vinto perché io ho sperato contro ogni speranza. Perché il giorno che ho ricevuto la diagnosi, quando mi hanno chiamato per telefono e mi hanno detto: Signora, il tampone è positivo, io sono rimasta così. Dicevo: Siete sicuri? Ma avete fatto a Capasso Monica? Non è che vi siete imbrogliati, perché il cuore non è. Non accettava, la mia umanità non accettava, diceva non è possibile. Così è stato come quando un po' ho ricevuto la diagnosi della malattia, forse un poco in più perché avevo la consapevolezza che dico dove vado con questi polmoni. Sempre più affaticato, che mi sta dando problemi. Ma dove vado? Allora sentivo che avvertivo come se erano i miei ultimi giorni di vita. Così ho preparato una borsa velocemente. Mentre mio marito e i miei figli si allontanavano perché stava venendo a prendermi l'ambulanza. E quando sono arrivato, io non ho potuto neanche abbracciare i miei figli e li ho guardati,
io guardavo loro e loro guardavano me, ma in quello sguardo, fatto di silenzio, c'erano racchiuse tutte le parole, tutte le paure. Leggevo la paura nei loro occhi, sicuramente hanno visto anche la mia. Io volevo abbracciarli, non potevo farlo, ero consapevole. E così me ne sono andata da sola come un cane. E io ho detto: mamma, torna presto. E quando ho chiuso la porta alle spalle, mi si è aperta la porta dell'ambulanza per portarmi in ospedale. Non ho avuto reazione, sentivo solo come un automa, con una tristezza nel cuore, perché solo quando sei sul punto o pensi di essere sul punto che sta finendo, sai, in quel momento tu vorresti fare tante cose, vorresti chiamare, vorresti dire: mamma mia, mi sta finendo la vita, cos'altro posso fare? Allora ti vengono in mente 100 cose, ma sai che ormai non puoi realizzarle più perché non sai se uscirai viva da quell'ospedale. E poi in quell'ospedale, quello che ho potuto vedere, quello che mi è stato consentito un po' di vedere, di intravedere da sotto quelle tende, è qualcosa che non si può spiegare. Cosa vuoi spiegare? Gente irriconoscibile. E io sentivo la loro sofferenza molto più forte della mia. Dicevo: Gesù, aiutami. Potevo sentire i loro lamenti. Tornando a casa poi, è stato psicologicamente meglio, anche se meglio non stavo, perché mi saliva la febbre anche a 40 all'improvviso. Ho patito molto la notte e soprattutto, come ho detto, della vista, perché ancora oggi non vedo tutto mattato, non vedo bene, è colpa del virus che mi ha portato anche altre conseguenze, però per dignità è giusto che sia così, che me lo tengo per me. Ma non c'è stata una sola notte. Credetemi, una sola notte. Anche questi occhi hanno dormito. Quando mi vedevo che non respiravo bene, lui non mi ha lasciato sola neanche un momento. Immobile in questo letto, che se potesse parlare. Ma l'unica consolazione, l'unica che mi dava gioia, forza, speranza, amore, era quella di poter ricevere l'Eucaristia tutti i santi giorni. E allora qui l'appoggiavo sul petto. È stato così delicato il Signore con me in questi giorni. Tanto, tanto. Ho sperimentato un'intimità così profonda con Gesù, così forte, che va al di là della comprensione umana. Avevo desiderato tanto di poter festeggiare il Natale vicino, sedermi a me a tavola con la mia famiglia. Lo desideravo, ma non glielo dicevo a Gesù, perché già erano tante le grazie che stavo ricevendo. Che Gesù ha usato questo tempo perché voleva donarmi qualcosa in più. Vi assicuro che le grazie sono state tante in mezzo a tante sofferenze. La croce è stata pesante, lo è ancora tuttora, non come prima, per carità. Però quando Gesù
Tipo che mi saliva la febbre a 40 passate. Mi chiedeva di salire su lui sulla croce. A volte avevo paura, ma poi quando salivo, perché dovevi salire che stavi male, vi assicuro che quando sei in alto, sulla croce, tu guardi in basso e quello che vedi è come lo vedi da lassù. Non puoi guardarlo come quando sei in basso. Allora capisci il valore della croce. Mancava ancora qualcosa nella mia vita. Il Signore me l'ha donato, io me li custodirò nel cuore questi giorni come i più grandi, i più propizi, i più preziosi, i più profondi della mia vita, con una gratitudine infinita verso Dio. Quando ho preso il Covid avevo una bronchite che mi stavo già curando e stavo male. Quindi figuratevi in quale condizione io mi sono ammalata, già dovevo proprio andarmene all'altro mondo. E invece la potenza del Signore si è manifestata. Un abbraccio. Alleluia.